Un piccolo gioiello divulgativo all'ingresso dell'altopiano del Cansiglio. Parliamo del Museo Naturalistico Giovanni Zanardo, voluto dall'omonima Guardia Forestale e gestito da sempre dal reparto biodiversità dei Carabinieri di Vittorio Veneto. Il museo, che raccoglie in ambienti ricostruiti diversi esemplari di fauna della zona, oltre ad una nutrita sezione geologica, compie in questi giorni 50 anni. Il prestigioso traguardo è stato festeggiato con un'intera giornata dedicata alla natura, con interventi di numerosi esperti su diversi temi legati alla biodiversità e a una serie di visite guidate della struttura. Non sono mancati, naturalmente, i saluti delle autorità e il brindisi augurale, il tutto accompagnato dai violoncelli di Teresa Pante e Paolo Carraro dell'Accademia Tetracordo di Vittorio Veneto. Raccoglie esemplari imbalsamati della fauna tipica del Cansiglio, sono tutti esemplari rinvenuti morti per cause naturali oppure perché investiti dalle auto, e poi abbiamo una ricca sezione speleologica collegata anche alla gestione della nostra riserva ipogea Bus della Genziana, che è l'unica grotta italiana ad avere lo status di riserva naturale dello Stato. Ovviamente il tema di questo periodo è proprio come conservare la convivenza tra le diverse specie che nel territorio ci sono, e la giornata di oggi sicuramente ci fornirà degli spunti interessanti.